Agevolare, favorire e affiancare il Comune di Cremona nell'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con quello della Transizione Ecologica durante la prossima conferenza dei servizi sulle azioni da intraprendere sul futuro dell'ex area Tamoil. È quanto ha chiesto attraverso un'interpellanza in Consiglio regionale Lombardo il consigliere Matteo Piloni. Volevo che il Consiglio regionale, all'interno del Consiglio regionale, si esplicitasse il ruolo che Regione Lombardia sta svolgendo, ma può ancora di più svolgere proprio nell'affiancare il Comune in tutto il percorso che riguarda non solo la dismissione ma poi il recupero e quant'altro. È vero che la competenza è del Comune, ma è vero anche che si tratta di una storia e di una situazione che ha una rilevanza regionale anche e soprattutto dal punto di vista ambientale. Quindi è importante che Regione Lombardia, così come è stato strappato, diciamo così, l'impegno, affianchi il Comune nell'interlocuzione con il Ministero della Transizione Ecologica, così come richiesto all'unanimità dal Consiglio Comunale, che mi sembra assolutamente un ben segnale, espliciti e rafforzi il ruolo di Regione Lombardia attraverso ARPA nella conferenza dei servizi. Questo impegno è stato dato oggi in aula e quindi io mi auguro che possa concretizzarsi qualcosa di fattivo. Dall'assessorato all'ambiente di Regione Lombardia arriva un'apertura non totale alle richieste fatte. La Regione precisa che è già stato eseguito l'iter di sua competenza. Io ho ricordato che la Regione ha fatto tutto quello che doveva fare rispetto alla vicenda della raffineria Tamoil, che è stata chiusa, è stata trasformata in un deposito di oli e c'è un contenzioso che ha avuto anche un risvolto giudiziario, per cui i responsabili della contaminazione sono stati condannati. La bonifica è in capo al Comune. Il Comune non ha chiesto alla Regione alcunché. Se il Comune vuole un aiuto, un sostegno, come minimo lo chieda. Ora, che lo chieda per il tramite di un consigliere regionale suona un po' sorprendente. Se saremo richiesti di un aiuto non ci sottrarremo come non ci siamo mai sottratti. La richiesta del consigliere Piloni di procedere per danno ambientale ha un solo titolare, che è il Ministero della Transizione Ecologica, non è la Regione Lombardia. La Regione non può sostituirsi al Ministero.